E che quel senso è che in tanti hanno risposto positivamente e siamo riusciti a dare una mano a queste persone e hanno aperto delle piccole attività, che alcune ancora sono ancora in vita. Ma nel momento, quando siamo andati a fare questa mappatura dei problemi della comunità, abbiamo evidenziato due problemi, cioè due problemi di due categorie di migranti. Il primo è quello della seconda generazione, che sono gente come me, gente magari figli di immigranti o nipoti di immigranti, che vogliono fare imprenditoria, che vogliono avere lo stesso lavoro che hanno i loro compagni italiani e che poi gli serviva questo appoggio per poterlo realizzare, quindi andare all'università, aprire le loro attività, eccetera, eccetera. E quello l'abbiamo fatto, abbiamo portato una soluzione con l'acqua di idee imprenditoriali e poi con l'aiuto della comunità che ha investito in a fondo perduto in loro progetti in modo tale che lo potessero realizzare. Perché anche loro credono molto che possono essere attori del cambiamento. Però c'è un secondo problema, cioè quello soprattutto dei migranti della prima generazione. Loro hanno un'idea solo una cosa, sviluppare nel loro paese, cioè sviluppare il loro paese, o meglio, essere attori dello sviluppo del loro paese. Infatti, tantissimi, ogni anno, direi ogni mese, prendono una parte dei loro soldi. Risparmi, busta paga, lo inviano nel loro paese d'origine. Una parte, le cosiddette rimesse, diciamo, una parte cosa serve? Serve per dare da mangiare ai loro familiari. Perché alla fine, quando tu immigri e lasci una famiglia lì, è tutto a carico tuo. Ma anche che può essere la tua famiglia, moglie e figli, che può essere moglie, figli e fratelli. Mamma, padre e tutto quanto. Però un'altra parte del loro del risparmio, cioè del rimesso, quello che inviano in Africa, serve per investire in delle attività, per preparare il loro ritorno, uno, e per dare l'opportunità ai loro familiari oppure al loro via, al villaggio, eccetera, in modo tale che possono avere un'occupazione. Ma che cosa succede però? È che tu investi di solito, perché non hai tantissimi soldi, investi in un'attività altamente concorrenziale, con tantissime concorrenze. E che cosa succede? Tu investi in un'attività altamente concorrenziale, non sei lì. Una parte fondamentale, e poi non conosci bene il mercato. E che cosa succede? Che queste attività vanno sempre o quasi sempre a fallimento. C'è chi dà tutto un risparmio al fratello, oppure allo zio, a un parente, che poi se la mangia. E queste attività qui, il 95% vanno a fallimento. E quindi è un problema enorme, perché tu pensi di fare qualcosa di bene, ma in realtà stai facendo qualcosa di malissimo, qualcosa che tu pensi che facendo così sviluppi il tuo paese, ma in realtà stai contribuendo a renderlo più povero. Perché semplicemente tu stai dando soldi a persone che stanno là, non fanno niente, se lo mangiano e sono abituati a non fare niente, e abituati che tu gli invii dei soldi. Alla fine ottieni il coso contrario di ciò che hai sempre voluto fare. E da lì è nata l'idea nostra di provare a intercettare queste rimesse in qualche maniera, però in un modo molto, molto d'impatto. Cioè, noi abbiamo deciso di aprire di fare una cosa molto semplice. Cioè andare nei nostri paesi, e in questo caso abbiamo deciso di iniziare con il Senegal per alcuni motivi, di andare nei nostri paesi e fare una mappatura,
una mappatura dei bisogni industriali, quindi di cosa c'è bisogno dal punto di vista industriale per dare un colpo di c'è un piatto all'economia africana, in grosso modo. Però come? Noi, una volta fatto questa mappatura, ritorniamo in Italia e andiamo a parlare con le imprese che fanno che si occupano di quel settore lì. Esempio, in questo caso abbiamo iniziato con il settore agricolo, perché abbiamo visto che ci sono tantissimi, un grandissimo, c'è cioè un potenziale enorme in Africa, in questo caso in Senegal. E perché che cosa succede lì? Secondo gli studi della FAO, da qui al 2050 l'80% della popolazione mondiale vivrà nelle grandi città. E questo fenomeno si verificherà molto di più in Africa, soprattutto in Africa subsahariana. E che cosa succede? È che da che mondo è il mondo, la campagna produce per dare da mangiare alla città. Ma da noi è l'esatto contrario. Uno, gli agricoltori che sono là usano mezzi arretrati, pesanti, e quindi anche avendo 40 ettari di terreno da poter usare per una coltivazione, eccetera, ne usano uno, perché è tutto un mezzo pesante. E in più, quel poco che coltivano, il 20% lo usano per l'autoconsumazione, ma il resto lo vendono sul mercato. E di solito quello che lo viene a prendere è un imprenditore. No? Oppure un multinazionale che può essere, no? Che lo compra la materia prima, lo porta a casa sua. In questo caso, da noi in Senegal abbiamo la Francia, lo portano a casa loro, lo trasformano. Quindi tutto il lavoro rimane in Francia, il guadagno vero rimane in Francia. E cosa succede? Una volta avuto il prodotto finito, lo riportano in Senegal. Vedete quanto è divertente questa cosa qui? Lo riportano in Senegal e lo vendono a un prezzo enorme, cioè un prezzo da fuori di testa. E questo è dovuto alla non industrializzazione del nostro settore. È per questo che quando siamo arrivati qua, siamo andati da imprese del territorio Emiliano-Romagnolo. Noi siamo in Emilia-Romagna. Abbiamo parlato con queste imprese in modo tale da poter realizzare quello che loro stanno realizzando qua in Senegal. Ma non quello che fa il solito multinazionale, cioè va nei nostri paesi, prende tipo 5.000 ettari, 8.000 ettari, dati da dei politici. E fanno quello che gli pare. No, in questo caso qui abbiamo deciso di esportare il modello Emiliano Romagnolo, che è un modello di piccoli produttori agricoli, imprenditori. Che cosa fanno? Loro coltivano, vendono alla struttura, la struttura trasforma, vende e gli paga. Nessuno va a prendere la terra di nessuno. Dai forza agli agricoltori, perché tu, noi, oltre a comprare il prodotto, li accompagniamo, cioè gli mettiamo a disposizione dei tecnici che li formano, che li seguono durante tutto il processo, dalla semina fino alla raccolta. E poi gli evitiamo certe fatiche. Cioè, con il trattore, eccetera, gli facciamo la prima lavorazione, quella più pesante, e il resto invece lo lasciamo a loro. In questo modo loro riescono a produrre di più, con più qualità, e riescono a vendere di più. E poi non è che producono, raccolgono e aspettano che qualcuno glielo venda, glielo viene a comprare, perché di solito i furbini cosa fanno? Aspettano che tu raccolga,
te lasciano lì, non te lo vengono a comprare, perché sanno che tu se non lo vendi poi dopo perisce tutto. Aspettano il momento giusto, arrivano e ti offrono un prezzo miserabile. Noi invece appena fai la coltivazione, raccogli, noi lo veniamo a prendere tutto, lo trasformiamo e ti paghiamo. Quindi è questo un pochino quello che stiamo facendo. E poi la trasformazione e la coltivazione, noi coltiviamo localmente, trasformiamo localmente e poi dopo vendiamo localmente. Ciò che è in eccesso lo portiamo all'estero. If you enjoy this podcast, make sure you subscribe so you never miss any of our future episodes. Rate and review Obehe Podcast and share with your friends who might need it. I remain Obehe Ewafo. Thank you so much for listening and talk to you in the next episode.